Cari collezionisti, siamo ritornati dal Romix e ho avuto la fortuna di conoscere tanta gente, tra cui in particolare vorrei menzionare in questo video Japon. Allora, premetto che questo video non è sponsorizzato da loro, ma ci tengo a fargli della pubblicità gratuita per il semplice fatto perché sono persone squisitissime. A parte che trattano degli articoli che difficilmente sono reperibili sul mercato, quindi grazie a loro possiamo scoprire una fetta di mercato giapponese che difficilmente potrebbe arrivare qua in Italia. E grazie al loro servizio di vendita online possiamo assaporare anche noi un po' di quella che è la normalità a livello giapponese in tema anime, manga e soprattutto action figure e tutto ciò che ne deriva del fantastico mondo del collezionismo. Li ringrazio tanto perché da loro poi ho fatto degli acquisti e in particolare adesso uno che vi presenterò, ma mi hanno regalato un sacco di emozioni a prescindere da quello che sia il contenuto che ho acquistato. Mi hanno dato un sacco di informazioni, è uscito anche un bel contenuto con un'intervista a loro che potete trovare sul video del Romix pubblicato precedentemente, quindi se non l'avete visto andatevelo a spulciare in modo tale che potete vedere di cosa stiamo parlando esattamente e soprattutto chi sono. Ma in questo caso io vi vorrei tanto presentare un articolo che secondo me è di punta, quello che vendono loro principalmente. Questo genere di riviste che ai occhi di persone normali possono sembrare delle semplici riviste anche a colori e in alcuni tratti, ma in realtà per noi collezionisti sono molto ma molto importanti. In questo caso io ho tra le mani una versione che si chiama B-Jump e spero di non sbagliare, perché è un mensile che esce nelle edicole, chiamiamole così, in Giappone, dove sono presenti i vari capitoli in anteprima che poi andremo a trovare dentro ai nostri amati manga. Quindi in pratica è una sorta di anticipazione, un po' la novella 2000 giapponese. Ma la cosa importante è che, a parte li potete reperire tutti sul loro sito, quindi mi raccomando andate sul link che trovate qui in basso, andate a spulciare la loro pagina e fate acquisti folli. Ma la cosa particolare è che all'interno di questa bellissima rivista troviamo delle carte promozionali. Come si può notare sulla copertina, troviamo esattamente delle carte promozionali che sono presenti all'interno, ma non troviamo solo carte per esempio di Pokémon, ma in questo caso troviamo One Piece, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball. Quindi è una rivista aperta a tutti i collezionisti di carte collezionabili. Il costo di questa rivista in fiera l'ho pagata intorno ai 15 euro, quindi onestamente se volete considerare il costo della rivista e il costo intrinseco di ogni singola promo, più o meno ci siete andati pari. La particolarità di questa rivista è che sfogliandola noi possiamo trovare esattamente tutto ciò che ci riguarda, ma oltre le carte collezionabili, in alcune riviste troviamo anche delle copertine in edizione limitata che possiamo mettere sui nostri amati manga. Tra le varie inserzioni delle pagine troviamo esattamente loro, si presentano in queste bustine che identificano esattamente la carta promo che possiamo trovare al suo interno. E ragazzi, è una cosa bellissima. Io ancora le devo aprire e quindi le apriremo insieme e andiamo a scoprire esattamente le carte promo che sono presenti. Naturalmente noi già sappiamo quali sono le carte, però un conto è vederle dal vivo, un conto è vederle dalla copertina. Allora, vediamo se così si può aprire. Ho rotto la bustina, fa niente, tanto l'avremmo rotta comunque. E andiamo a scoprire la carta che c'è al suo interno. Allora, non sono un fan delle carte collezionabili di Dragon Ball, ma penso che da oggi lo diventerò. È meravigliosa. Guardate che bella. Cioè, mai vista una carta così lavorata e sbrilluccicosa. Neanche nel mondo Pokémon troviamo carte così, di questo livello. La finitura è bellissima, troviamo questo effetto foil davanti che è
qualcosa di pazzesco. Cioè io adesso non so quanto possa valere una carta del genere, chiederò a degli amici TikToker che sono più esperti di me, tra cui penso che contatterò Matteo Gobbi, che vi lascio il contatto qui perché è un TikToker molto in gamba e che vi può dare di sicuro qualche dritta in più sul mondo delle carte collezionabili di Dragon Ball. Andiamo a cercare la nostra bella carta di Yu-Gi-Oh! Questa è la bustina, quindi andiamo ad aprirla. Bella, bella, bella anche questa. Naturalmente anche per queste chiederò consigli ad altri colleghi creator che ne capiscono più di me per quanto riguarda Yu-Gi-Oh! Perché come sapete io non tratto Yu-Gi-Oh! E non penso di iniziare a parlare di Yu-Gi-Oh! Anche perché è un mondo completamente diverso da quello che è il mondo Pokémon e il mondo Magic. Molto bella comunque da tenere nella propria collezione, oppure semplicemente per poterla scambiare con altri per poter ottenere altre carte. Ricordo che questa comunque è una carta promozionale che esce principalmente su queste riviste che stiamo vedendo adesso. Ho sfogliato tutta la rubrica e non l'avevo vista, sta qua davanti, quindi ce l'andiamo ad aprire, andiamo a vedere com'è dentro, va. Bellissima! Questa carta di Sanji è bellissima, bella, bella, bella. Io ne ho viste alcune di One Piece, sono decisamente belle, soprattutto l'ultima espansione, quindi per questa forse manderò un messaggino ad Alessia Gallesi, che è un'altra influencer e TikToker principalmente esperta anche sul mondo giapponese. Cioè ragazzi, non smetto di guardarla perché è bellissima, è veramente bella. Cioè tra questa e quella di Dragon Ball sono due carte che hanno un fascino unico e mi stanno a farmi la voglia di iniziare a collezionare One Piece. Poi naturalmente in fondo potete fare anche l'iscrizione, ma non penso che arrivi qua in Italia se fate l'abbonamento, quindi rivolgetevi a Japan che è meglio. Vi voglio ringraziare anche perché mi hanno fatto due bellissimi regalini, tra cui questo bellissimo panno che raffigura tutte le varie evoluzioni di Monkey D. Luffy, cioè bellissimo ragazzi, questo è bello da tenere esposto in macchina, anche se ho un po' di timore ad aprirlo perché è talmente bello che penso che lo terrò chiuso. Poi una chicca che ho apprezzato tanto, che è il tappetino da gioco di Magic the Gathering, che questo è un prodotto esclusivo che davano soltanto durante dei tornei e loro hanno pensato di farmi questo bellissimo regalo, anche perché, lo volete sapere, è a tema Signore degli Anelli e quando si tratta del Signore degli Anelli non posso fare a meno di possedere qualsiasi cosa che possa raffigurare questo fantastico mondo. Questa è la mappa della contea, cioè ragazzi bellissima, tant'è vero che stavo pensando di incorniciarla, cioè, e metterla poi a fianco alla carta dell'unico anello, non quello da 2 milioni e mezzo di dollari, ma quello dell'artefatto raro che costa comunque intorno ai 70 euro. Non sai di cosa sto parlando? Sto parlando di lui. Questa bellissima carta che ho avuto modo di scambiare al Romix. Mentre dall'altro lato abbiamo Frodo e Gollum che si contendono l'anello all'interno del vulcano. Stupendo. Bene ragazzi, ringrazio gli amici di Japan per questi bellissimi acquisti, soprattutto per questi bellissimi regali che mi hanno fatto. Ci sono i link in basso di tutti i loro canali social e del sito internet, in modo tale che potete andare a fare acquisti folli. Noi ci vediamo prossimamente con un altro video e naturalmente iscrivetevi al canale.